Signor Presidente, in questi giorni abbiamo assistito all'umiliazione e allo svuotamento del Parlamento. Lei stesso ci ha detto che questa procedura non le è piaciuta, ma poi ha ritenuto di non far nulla. Molti l'hanno paragonata a Don Abbondio, quello che il coraggio non ce l'aveva e non se lo poteva dare, ma io non penso che sia così. Io l'ho vista per la prima volta nel 2005 a Via Scarlatti a Napoli, quando stare con Grillo non conveniva a nessuno. Lei c'era già, lei è stato il primo e sarà l'ultimo a lasciarlo. E qual è l'obiettivo di Grillo? Di avere il 100% dei parlamentari, di ridurre questa democrazia a ciò che il ministro Fraccaro vuole, una democrazia inutile, vuota, che non c'è più. E allora sappia, signor Presidente, lei ha naturalmente presieduto in linea con le sue convinzioni, portando avanti quell'orribile progetto politico, ma lo consideri un giuramento. Noi non glielo consentiremo. Questa democrazia la difenderemo sempre. Sensi, prego. Grazie Presidente. Fra le tante troppe nefandezze di cui si compone questa manovra, vorrei qui sottolineare il punto dei tagli alle